Ritorna la vittoria per Antonio, che davanti al proprio pubblico per la prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza regionale supera l'Arnese per 1-0. Pronti e via, le due squadre si presentano molto timorose per oltre 30 minuti, si studiano, poi a far suonare il primo squillo di tromba al 32esimo ci prova il Pierantonio con un tiro verso la porta di Pettinelli con palla fuori bersaglio. Risponde l'Arnese 6 minuti più tardi con una punizione di Condan con palla che si perde al fil di palo, ma sul capovolgimento di fronte il Pierantonio esplora il vantaggio, angolo di Pettinelli con palla nel mucchio con Michael Salis che conclude, carambola e palla che finisce sul palo. Materiale da Moviola un minuto dopo, quando da una rimessa laterale in favore del Pierantonio palla a Pettinelli che conclude con palla che viene deviata con un braccio da un difensore. Il signor Apuzzo concede prima il penalty, poi si accorge della bandierina alzata della signorina Alessi e annulla la decisione presa tra le proteste sia in campo che sulla tribuna, perché da rimessa laterale non c'è fuorigioco a meno che la palla abbia varcato la linea di fondo prima del tiro cross, e sul risultato di 0-0 termina la prima parte. Grazie alla presenza tecnica di Alessandro Natavicchi che ha curato le immagini e il montaggio di Mauro Betti, passiamo al momento della seconda frazione con il Pierantonio che spinge sull'acceleratore al 16esimo, una ghiotta occasione con Morlandi che va via tutto solo a campo aperto e conclude con Rossi che si salva in angolo. Al 23esimo ancora Pierantonio con il neo entrato a Ronni che conclude ed ancora Rossi rimedia in angolo. Sul rovesciamento di fronte è Principio che con una buona palla e conclude con Zandrini e non si fa sorprendere. Al 35esimo premiati gli sforzi del Pierantonio che si porta in vantaggio con una bella azione con palla ritorno a Iuri Salis che supera il diretto marcatore e con una diagonale di precisione supera Rossi. Pierantonio 1 Arnese 0. 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara nei quali l'Arnese attacca a testa bassa alla ricerca del pari, ma la difesa locale si difende con ordine e il risultato non cambia. È tutto dal Marinelli di Pierantonio. Ribadisco il finale, Pierantonio 1 Arnese 0. Da Sandro Della Vedova un caro saluto a Lucio Brunetti in studio, ed ora andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. Sì, ci tenevamo oggi a fare bene, a ripartire bene. Abbiamo affrontato una squadra, l'Arnese, che veniva da 5 risultati utili consecutivi. Sappiamo che il giorno del ritorno è un campionato a parte, diverso. Volevamo partire col piede giusto, penso che i ragazzi sono stati compatti su un campo anche abbastanza pesante. Vabbè, le assenze lasciamole perdere, tanto ogni domenica tutte le squadre hanno un'assenza, quindi o due. Cosa si poteva fare? Si poteva fare che ad un certo punto potevamo portare via anche un risultato positivo, invece abbiamo fatto un errore e loro ci hanno punito.